Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Pace a voi. Desidero all'inizio di questa Eucaristia salutare innanzitutto l'eccellentissimo visitatore apostolico. Želim pozdraviti mnogopoštovanog apostolskog vizitatora. E ringraziarlo anche per l'invito che mi ha rivolto a presiedere questa Eucaristia. I zahvaliti mu što me pozvao predslaviti ovu Eucaristiju. Ma è un piacere anche salutare il padre provinciale di questa provincia religiosa di Erzegovina, francescana naturalmente. Zadovoljstvo je također pozdraviti i oca provinciala Hercegovačke Franjevačke provincije. Gli altri confratelli francescani che zelano la cura pastorale di questa parrocchia. Pozdraviti i drugu braću Franjevce koji revnuju u pastoralu ove župe. Ma sono ben lieto di salutare anche i miei confratelli presbiteri così numerosi che rendono gioiosa questa celebrazione eucaristica. I jako sam sretan da mogu pozdraviti i svoju subraću svećenike koji čine lijepom ovu Eucharistiju. Ma non posso non salutare e non esprimere la mia gioia per vedere tanta gente della parrocchia e tanti pellegrini che sono convenuti questa notte in questa chiesa. Ali ne mogu ne primijetiti i ne pozdraviti mnogobrojne župljane i mnogobrojne hodočasnike koji su ove noći došli ovdje. E Maria, la madre del Signore e la regina della pace, ci accompagni in questo cammino di fede e di orazione. I neka nas Maria, majka gospodinova i kraljica mira, prati na ovome putu vjere i molitve. Voglio salutare anche tutti quelli che dalle loro case ci stanno seguendo in questo momento di profonda orazione, di profonda fede. Želim pozdraviti i sve one koji nas prate u svojim kućama u ovom trenutku duboke molitve i vjere. È bello salutare e mostrare la nostra solidarietà con tutti coloro che in qualche modo soffrono e offrono la loro sofferenza al Signore per il bene della Chiesa. Lijepo je sjetiti se, pozdraviti i biti solidaran sa svima onima koji trpe i prikazuju Gospodinu svoje patnje za dobro crkve. E dopo questi saluti entriamo propriamente nella celebrazione eucaristica. Nakon ovog pozdrava ući ćemo u eucharistijsko slavlje. Braćo i sestre, priznajmo svoje grehe. Esserle per celebrare degli elementi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensiere, parole, opere e omissioni per mia colpa. Mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
excelsis Deo. Sat exteram patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sancto spiritu in gloria Dei Patris. Preghiamo. Boh. O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa che sperimentiamo la sua intercessione, poiché
Per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Cristo, tuo figlio. Da slucimo niezio zagovor. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dei Numeri. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla ad Aarone e ai suoi figli dicendo: così benedirete gli israeliti, direte loro: ti benedica il Signore e ti custodisca, il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia, il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida: Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio.
E se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Gloria tibi, Domine. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia, e dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Aleluya, aleluya.
Eccellenza Reverendissima, carissimi confratelli nel sacerdozio, carissimi religiosi e religiose, amati fratelli e sorelle nella fede. Mnogo poštovana ekscelencijo, predraga subraćo u svećeništvu, predragi redovnici i redovnice, ljubljena braćo i sestre u vjeri. Concludere un anno per iniziarne un altro sembra essere un cammino inesorabile al quale fatalmente nessuno si può sottrarre. Ma per il credente non è così. Anche il tempo è dono di Dio e come tale deve essere vissuto, ricordato e percorso. È la dimensione in cui giocano le nostre scelte. Si fa esperienza del proprio limite, ma soprattutto si fa esperienza della provvidenza che proviene dal Padre che è nei cieli. È veramente tempo di salvezza, un tempo che deve essere però vissuto con impegno, progettualità, carità e misericordia. Zaključiti jednu godinu da bi započeli drugu. Čini se da je to neumoljiv put s kojega se neizbježno nitko ne može povući, ali za vjernika nije tako. I vrijeme je dar Boži i kao takvoga ga treba živjeti, pamtiti i kroz njega proći. To je dimenzija u kojoj su u igri naši izbori. Živi se iskustvo vlastitih granica, ali nadasve se živi iskustvo providnosti koja dolazi od Oca koji je na nebesima. Zaista, to je vrijeme spasenja. Međutim, to je vrijeme koje treba proživjeti u zauzetosti, planiranju, ljubavi i milosrđu. L'inizio del nuovo anno, come di consueto, ci sprona inoltre a concentrare tutta la nostra attenzione su Maria Theotokos, su Maria la Madre del Signore, che noi veneriamo in questo luogo sacro come la Regina della Pace. Početak nove godine, kao i obično, potiče nas usmjeriti svu našu pozornost na Mariju Theotokos, na Mariju Majku Gospodinovu, koju mi u ovome svetome mjestu častimo kao kraljicu mira. Per questo l'Eucaristia che stiamo celebrando ci chiama ad una sosta spirituale per meditare, pregare e assumerci le nostre responsabilità personali e collettive di fronte al valore della pace, ancora oggi una sfida per l'umanità intera. Zbog toga nas Euharistija koju slavimo poziva zaustaviti se u duhu, da bi meditirali, molili i preuzeli naše osobne i zajedničke odgovornosti pred vrijednošću mira, a to je još i danas izazov za cijelo čovječanstvo. In questo cammino di riflessione e soprattutto di conversione di noi stessi in artigiani della pace, siamo guidati e presi per mano da Papa Francesco, il quale anche quest'anno ha voluto affidare alla Chiesa Universale il suo messaggio speciale.
in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Pace per il 1° gennaio di quest'anno 2019. Na tom putu razmatranja i nadasve obraćenja nas samih u Tvorce mira, vođeni smo i uzeti za ruku od Pape Franje, koji je i ove godine želio povjeriti sveopćoj crkvi svoju posebnu poruku u prigodi proslave Svjetskoga dana mira, 1. siječnja ove godine, 2019. Il Santo Padre, direi molto coraggiosamente, si addentra in un tema non facile, ma al medesimo tempo decisivo nei suoi contenuti e nelle sue strategie per l'edificazione di una società armonica ed equa. Sveti Otac, rekao bih vrlo hrabro, prodire u jednu nelaganu temu, ali u isto vrijeme odlučan je u svojim sadržajima i u svojim strategijama u izgradnji jednog skladnog i nepristranog društva. Si tratta del tema della politica che Papa Francesco auspica che sia buona. Per questo egli crea lo slogan: la buona politica è al servizio della pace. Radi se o temi politike za koju se Papa Franjo nada da je dobra. Stoga je on stvorio slogan: dobra politika je u službi mira. Ma il punto è: che cos'è e in che cosa consiste la buona politica? Ali je pitanje što je i u čemu se sastoji dobra politika? La risposta a questa domanda non è facile. Nel corso dei secoli sono state date risposte non sempre coerenti con una sana antropologia personale e sociale, sia sul piano filosofico sia sul piano della prassi. E secondo queste teorie e strategie, la buona politica è la ricerca del potere ad ogni costo. Odgovor na ovo pitanje nije lagan. Tijekom stoljeća bili su dani odgovori, ne uvijek dosljedni zdravoj osobnoj i društvenoj antropologiji, kako na filozofskom, tako i na praktičnom planu. Po tim strategijama i politikama, dobra politika je traženje moći pod svaku cijenu. Voi e Dio sappiamo che questa non è buona politica, perché la ricerca del potere ad ogni costo porta ad abusi e ingiustizie. La storia ce lo insegna. I vi ja znamo da to nije dobra politika, jer traženje moći pod svaku cijenu donosi zlostavljanja i nepravde. To nas uči povijest. Qual è allora il concetto di buona politica secondo il buon senso comune, illuminato peraltro dalla fede e dall'esperienza cristiana? Koji je onda koncept dobre politike, sukladan zajedničkom zdravom razumu, što više rasvjetljen vjerom i kršćanskim iskustvom? Rispondo con le parole stesse di Papa Francesco. La politica è un veicolo fondamentale per costruire la cittadinanza e le opere dell'uomo, ma essa deve essere vissuta come servizio alla collettività umana. Odgovorit ću riječima samoga Pape Franje.
Politika je bitno sredstvo za izgradnju civilizacije i ljudskog djelovanja, ali ona treba biti življena u službi ljudskog zajedništva. Questo senso, prosegue il Papa, la funzione e la responsabilità politica costituiscono una sfida per tutti coloro che ricevono il mandato di servire il proprio paese. E ancora, se attuata nel rispetto fondamentale della vita, della libertà e della dignità delle persone, la politica può diventare veramente una forma eminente di carità. U tom smislu, nastavlja Papa, politička funkcija i odgovornost su izazov za sve one koji dobiju mandat služiti vlastitoj domovini. I nastavlja, ako je ostvarena uz temeljno poštivanje života, slobode i dostojanstva osobe, politika zaista može postati dragocjeni oblik ljubavi. Secondo Papa Francesco, inoltre, e noi lo condividiamo pienamente, la buona politica, in quanto forma eminente di carità, coinvolge tutte le fasce sociali in un duplice senso. Primo, tutti i cittadini sono i destinatari di una buona azione politica. Secondo, la buona politica è il risultato del riconoscimento dei carismi e delle capacità di ogni persona che è tenuta ad offrire il proprio contributo originale in vista della programmazione e realizzazione di essa. Osim toga, po Papi Franji, a mi se potpuno slažemo, dobra politika kao dragocjeni oblik ljubavi uključuje sve društvene skupine u dvojakom smislu. Prvo, svi građani su primatelji dobre političke aktivnosti. Drugo, dobra politika je rezultat prepoznavanja darova i sposobnosti svake osobe koja treba ponuditi svoj originalni doprinos u svjetlu i ostvarenju same sebe. Tra le varie fasce sociali va privilegiata quella giovanile, specialmente nella nostra regione bosniaco-erzegovinese, ma direi in tutti i paesi che costituiscono la regione balcanica e nel mondo intero. Između različitih društvenih skupina treba dati privilegi mladima, posebno na našem bosansko-hercegovačkom prostoru, ali bih rekao i u svim zemljama koje čine područje Balkana i cijeloga svijeta. Il grande problema della gioventù di oggi, problema che sta alla radice di tutti i mali, è la tentazione di cadere nella sfiducia. Quando, dice il Papa, il potere politico mira unicamente a salvaguardare gli interessi di taluni individui privilegiati, l'avvenire è compromesso e i giovani possono essere tentati dalla sfiducia. Veliki problem mladih danas, problem koji je u korijenu svih zala, je napast upasti u nepovjerenje. Kada, kaže Papa, izvršavanje političke vlasti teži samo očuvanju interesa privilegiranih pojedinaca, budućnost je izložena opasnosti, a mladi mogu biti u kušnji zbog nepovjerenja. Assistiamo di fatto a non poche situazioni di discriminazione nelle quali sono messe al margine e vengono escluse alcune categorie di persone, tra le quali principalmente
la fascia giovanile dell'umanità. Marginalizzare, discriminare, vuol dire due cose. Da una parte, negare la possibilità di partecipare a un progetto per costruire il futuro. Dall'altra, vuol dire eliminazione della pace dalle coscienze. Per assenza concreta di prospettive per il futuro, che conduce alla disperazione, oppure alla ricerca ansiosa di prospettive talvolta utopistiche al di fuori del proprio paese d'origine. Questo è il fenomeno nefasto dell'esodo giovanile, la cui conseguenza è l'impoverimento di forze intellettuali, lavorative, artistiche, eccetera, in seno a popolazioni già fragili e problematiche sul piano quantitativo e qualitativo. Zaista, svedoci smo nemalobrojnih situacija diskriminacije u kojima se marginaliziraju ili isključuju određene kategorije osoba, između kojih na prvom mjestu mladi čovječanstva. Marginalizirati, diskriminirati znači dvije stvari. S jedne strane, negirati mogućnost sudjelovanja u jednom projektu da bi se izgradila budućnost. I s druge strane, znači eliminirati mir i savjesti zbog konkretnog nedostatka perspektive za budućnost koja vodi očaju ili tjeskobnom traženju perspektive, ponekad i utopijske, izvan vlastite zemlje podrijetla. To je zlokoban fenomen egzodusa mladih, čija je posljedica osiromašenje intelektualnih, radnih, umjetničkih i ostalih snaga u utrobi već krhkih naroda s poteškoćama na kvantitativnoj i kvalitativnoj razini. È necessario allora che i giovani siano coinvolti nell'opera di costruzione del futuro di ogni nazione, dando loro fiducia e assicurando loro il necessario spazio d'azione affinché essi stessi possano essere i protagonisti della crescita e del progresso del loro paese. Ai giovani, però, sono richiesti impegno e disponibilità ad essere protagonisti e non solo passivi consumatori del benessere del loro paese. Potrebno je dakle da mladi budu uključeni u dijelo izgradnje budućnosti svake nacije, dajući im povjerenje i osiguravajući im potreban prostor za djelovanje, da bi oni mogli biti protagonisti rasta i napretka svoje zemlje. Ali od mladih se traži zauzetost i raspoloživost biti protagonisti, a ne samo pasivni potrošači blagostanja svoje zemlje. C'è un altro tema nel messaggio papale che non possiamo tralasciare. Si tratta della questione relativa alle migrazioni e ai migranti. Ima još jedna tema u papinoj poruci koju ne možemo izostaviti. Radi se o pitanju vezanom za migracije i migrante. Papa Francesco identifica la causa profonda dei fenomeni migratori di oggi con il terrore esercitato sulle persone più vulnerabili, che costringe all'esilio di intere popolazioni nella ricerca di una nuova terra di pace. Papa Franjo prepoznaje duboki uzrok migracijskih fenomena danas, u teroru koji se vrši nad najranjivijim ljudima, a koji prisiljava na egzodus cijele narode u potrazi za novom zemljom mira.
Il terrore spiazza le persone, rendendoli fragili nello spirito e nel corpo, spingendole talvolta a compiere scelte estreme in contrasto con la dignità e la giustizia umana. Teror istjeruje ljude, čineći ih krhkima u duhu i tijelu, tjerajući ih da ponekad naprave ekstremne izbore koji su suprotni ljudskom dostojanstvu i pravdi. Da qui il severo monito di Papa Francesco al mondo della politica. Non sono sostenibili, dice Francesco, i discorsi politici che tendono ad accusare i migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza. Invece, nell'approccio del fenomeno migratorio si deve tener presente il rispetto della persona, il rispetto del diritto e del bene comune, nonché il rispetto del creato sulla base dell'etica e della coscienza morale. Zbog ovoga i strogo upozorenje Pape Franje svijetu politike. Ne mogu se podržati, kaže Franjo, politički govori koji nastoje optužiti migrante za sva zla i siromašne lišiti nade. Umjesto toga, u pristupu migracijskom fenomenu treba imati na umu poštivanje svake osobe, poštivanje prava i općega dobra, kao i poštivanje stvorenoga na temelju etike i moralne savjesti. Carissimi fratelli e sorelle, penso che non ci sia modo migliore di concludere queste parole se non usando le parole stesse di Papa Francesco. La politica della pace può sempre attingere dallo spirito del Magnificat che Maria, Madre di Cristo, Salvatore e Regina della Pace, canta a nome di tutti gli uomini. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Mislim da nema boljega načina za zaključiti ove riječi od riječi samoga Pape Franje. Politika mira uvijek se može izvući iz duha veliča kojega Marija, majka Krista Spasitelja i kraljica mira, klikće u ime svih ljudi. Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene. Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Spominjući se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Amen. Amen. Ostanimo u šutnji i Marijinim predanjem primimo radosnu... Silencio.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Preghiamo. La tua santa Chiesa, perché sia fedele all'insegnamento del suo Maestro ed annuncia la buona novella a tutti i popoli, ti preghiamo. Per i governanti dei popoli e delle nazioni, perché siano costruttori di una pace fondata sulla giustizia, sulla verità, sull'amore e sulla solidarietà, ti preghiamo. Per le terre ed i popoli colpiti dalla guerra, perché rifiutino l'odio e l'inimicizia ed edifichino una pacifica convivenza, ti preghiamo. Per tutti i popoli del mondo, perché preoccupandosi per i beni terreni non dimentichino i valori che non passano, ti preghiamo. Per tutti coloro che colpiti dalla guerra sono rimasti privi dei loro cari e delle loro case, perché tu conceda loro il tuo spirito consolatore e rinnovi la speranza nella loro vita, ti preghiamo. Per questa tua famiglia, perché possiamo custodire la tua parola come Maria e meditarla nel cuore, ti preghiamo. Per i nostri defunti, perché tu li liberi da ogni conseguenza del male e del peccato e li introduca nella tua pace eterna. Ti preghiamo. Preghiamo per Cristo nostro Signore. Amen.
Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Dio, che nella tua provvidenza dai inizio e compimento a tutto il bene che è nel mondo, fa che in questa celebrazione della Divina Maternità di Maria gustiamo le primizie del tuo amore misericordioso per goderne felicemente i frutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella maternità della Beata sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui sia lieto negli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. A loro canto concedi al Signore che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Sanctus est Domine, fons omni sanctitatis, ec ergo dona quesum spiritu irore sanctifige, ut nobis corpus sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi. Qui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem, gratias agens fregit, deditque discipuli suis dicens, accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens,
dedi discipuli suis dicens, accipit et bibit exeo omnes, ic est enim cali sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis et fundetu, in remissione in peccatorum, hoc facite in meam commemorazione. Mysterium fidei. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Memore sigitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes quia nos dignos abuisti a stare corante et tibi ministrare. Et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritu Santo congregemur in unum. Recordare, Domine, ecclesie tue toto orbe diffuse, uteam in caritate perficias, una cum Papa nostro Francisco, Episcopo nostro Ratco, e me, indigno famulo tuo, et universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum qui in spe resurrectionis dormierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admite. Omnium nostrum quesumus miserere ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, beato Iosef eius sponso, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo placuerunt, eterne vite mereamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per filium tuum Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Pomolimus e causto. Preghiamo come ci ha insegnato Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per Santa Comunione fate le file lungo la Chiesa, fate passaggio così che i sacerdoti possano passare. Voi che siete ai lati della Chiesa, avvicinatevi alla Chiesa. Invece voi che siete nel padiglione giallo, rimanete lì, verranno i sacerdoti a portare la comunione.
the greatest gift God's His only Son. Word of flesh to bring us life, through because of one true man and true God, risen from the dead, saving grace, the living word, Jesus, Yahweh. Emmanuel, Emmanuel.
pomolimos. Preghiamo. Con la forza del sacramento che abbiamo ricevuto, guidaci, Signore, alla vita eterna, perché possiamo gustare la gioia senza fine con la sempre Vergine Maria, che veneriamo, Madre del Cristo, di tutta la Chiesa, per Cristo nostro Signore. Cari fratelli e sorelle, buon anno nuovo a tutti. Sia veramente un anno nuovo, e sarà un anno nuovo se il nostro cuore si rinnova, e il nostro cuore si rinnova quando si rinnova il nostro rapporto con Dio. Rinnovare il rapporto con Dio, allora lì si rinnova tutto. Nell'anno nuovo siamo entrati in questa notte insieme a Gesù nell'adorazione eucaristica, insieme al nostro nunzio, con il signore Pezzutto che è venuto da Sarajevo, e grazie a lui per questa sua venuta e per il suo desiderio di essere con noi, di stare con noi. Ecco, ho sentito proprio questo suo desiderio di stare con noi. Lui voleva stare con noi, e insieme a noi siamo entrati nell'anno nuovo, insieme al visitatore apostolico per Medjugorje con Monsignor Henrik Oser. Insieme a provinciale Framinenko. Con i fratelli, con fra sacerdoti, con fratelli, con tutti voi, cari fratelli, con il coro internazionale che ci ha cantato stasera in questa Eucaristia. Grazie al Signore, grazie a Madre, Regina della Pace. Prima di concludere questa celebrazione eucaristica, vorrei anch'io associarmi alle parole del parroco. Prije nego završimo ovo eucharistijsko slavlje, želim se pridružiti riječima župnika. Quando diciamo buon anno, vogliamo dire buona novità di vita nello Spirito Santo. Kada zaželimo sretnu novu godinu, želimo zaželjeti zapravo jednu novost u Duhu Svetome. Quindi anche nuovo lavoro pastorale per i nostri confratelli parroci, viceparroci, pastori, ecco, in seno al popolo di Dio. U tom smislu i novi pastoralni rad našim pastirima, župnicima, kapelanima. E nuova vita pastorale anche in questa parrocchia, grazie all'opera che svolge il nostro visitatore apostolico. I novi pastoralni život i u ovoj župi, zahvaljujući službi koju obavlja apostolski visitator. E poi non posso dimenticare la scuola cantorum, il coro. Ne mogu zaboraviti zbor. Hanno dato veramente un tocco internazionale a questa celebrazione. Ovom eucharistijskom slavlju su zaista dali jedan međunarodni karakter. Hanno cantato in latino, che come sapete è la lingua ufficiale della Chiesa universale.
Pjevali su i na latinskom, kao što znate, to je službeni jezik sveopće crkve. E questo non è cambiato ancora, è la lingua universale ufficiale della Chiesa Cattolica. I to se još nije promijenilo, to je službeni jezik Katoličke crkve. Hanno cantato in inglese, in francese, in tedesco e anche in italiano. Pjevali su na engleskom, njemačkom, francuskom i također na talijanskom. Emanuele, la luce, tutto ecco è racchiuso praticamente in questa realtà del Dio con noi. Questo vuol dire Emanuele. Emanuel, svjetlost, sve se to može sažeti u tu stvarnost, Bog s nama, Emanuel. Ed ora concludiamo questa celebrazione eucaristica con la benedizione del Signore che impartiremo insieme con il visitatore apostolico. I zaključimo ovo eucaristijsko slavlje s blagoslovom kojega ćemo vam udijeliti ja i apostolski vizitator. Dominus vobis. Signore sia con voi. Sit nomen do. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace, rendiamo grazie a Dio. Cari ascoltatori, cari amici, buon anno nuovo anche da parte di noi interpreti e andate in pace. Grazie.
Christmas, we wish you.